O M W, on my way to you. Good at what I do. I'm O M W. Watch me walk away, putting myself on display. One, two, three a day. I'm on my way, on my way. I'ma have you on tiptoes, watching my diamond afterglow. I know you. Want Per un nuovo video. Oggi, come promesso, top giochi di fine anno. Quindi non voglio perdermi troppe chiacchiere, voglio iniziare subito. Voi sapete molto bene cosa fare per supportare questa serie di video. Quindi belli carichi, mi raccomando, e nulla. Iniziamo subito perché ho un sacco di cose figlie. E non ne sono 10, sono 12, perché ho due che a Natale, siamo tutti più buoni. In realtà non so quando vedete questo video. Vabbè, andiamo. Quest'anno per me è stato abbastanza una scoperta. Ho scoperto il mondo degli anime e dei manga, e anche l'universo infinito che gira dietro League of Legends Ed è quindi per questo che non posso non parlarvi come primo gioco di League of Legends Wild Rift. Anche se mi sembra particolarmente strano approfondire un titolo del genere, in quanto penso siate tutti a conoscenza del titolo, in questo caso vi dico che parliamo del MOBA Action RPG, forse più famoso ed interessante di sempre. Il titolo, se così vogliamo spiegarlo comunque se vogliamo spiegarlo in modo semplice diretto terra terra vi porta in campo per una lotta a squadre che ha come obiettivo quello di decretare la squadra più forte in base alla distruzione del nexus avversario ci sono missioni giornaliere da affrontare diversi champions da provare diverse build da impostare in base alla partita e di sicuro non vi fa annoiare assolutamente e vi dico che più andate avanti e più diciamo migliorate le vostre skills e più Sarà divertente, certo non è super semplice da giocare, ma fidatevi ne vale assolutamente la pena. Naturalmente trovate tutti i link come sempre qui sotto in descrizione per effettuare il download gratuito sia per Android che per iOS. Andiamo avanti beam of magic invece è un gioco che riprende alcune delle meccaniche di arch hero e le porta in un campo di combattimento se così possiamo dire decisamente più vasto e lo vedete dai video avete inizialmente una singola abilità come avviene appunto anche su arch hero eh, che dovrete sfruttare al massimo per raggiungere i vari potenziamenti in game facendo ovviamente attenzione ai vari mob che spawnano nella mappa il gioco è molto semplice è leggero ma va assolutamente provato e attenzione ai boss che più davanti più si fanno diciamo complicati se possiamo dire dovete a, diciamo aggiornare i vostri potenziamenti in maniera intelligente forse lo sapete ma voglio comunque presentarvelo in video e consigliarvelo perché è stato studiato secondo me molto molto bene Rocket League è arrivato anche su smartphone il nome specifico di questo gioco è Rocket League Sideswipe e ovviamente adatta in modo semplice ed efficace il famosissimo titolo da console e pc agli smartphone dando la possibilità di giocare ovunque al titolo. Come detto in apertura secondo me è stato ben pensato come um, adattamento perché effettivamente non è proprio uguale al classico titolo, non avete un campo intero a vostra disposizione ma diciamo abbiamo uno sviluppo orizzontale, decisamente più gestibile da smartphone, veramente super divertente e super consigliato da giocare uh, per un po' di svago ma anche con amici, veramente bello, bello, bello. Healthland è un gioco d'avventura invece disponibile sia per Android che per iOS veramente super interessante, figo e semplice. Non parliamo infatti di un gioco super complicato lato grafico e gameplay, ma fa proprio della semplicità il suo punto forte. In questo caso è tutto gestibile o comunque governabile con un singolo dito e potete infatti lottare, esplorare, gestire i mini dialoghi eccetera con dei semplici swipe e tap super intuitivi. L'unico problema purtroppo però in questo caso è che non è... Proprio completissimo se volete, infatti, continuare uh, l'avventura e completarlo dovete effettuare un piccolo acquisto in app di 5,99€. L'ho però comunque inserito perché secondo me ne vale la pena. È veramente super divertente. Voi provatelo e poi magari ci fate un pensierino. Siamo a Natale, magari potrebbe essere interessante. Poco 3 invece è un titolo che ritorna ma che non si smentisce. Abbiamo analizzato infatti i precedenti titoli, o comunque le precedenti versioni, già in altre top. E devo dire che anche in questo caso il titolo risulta super. Piacevole da giocare, non c'è un obiettivo particolarmente interessante da raggiungere. Alla fine dovete semplicemente evitare macchine e soprattutto evitare di esplodere. Però si lascia giocare e per me ne vale la pena o comunque per me vale, provatelo Basketball Odyssey invece è un gioco semplicissimo lato grafica e lato gameplay ma che fidatevi di me vi farà innervosire un mondo ed è per questo che vi voglio proprio sfidare scrivetemi qui sotto nei commenti oppure contattatemi su Instagram dove volete il vostro record a questo gioco perché potrebbe sembrare semplice dovete semplicemente fare un canestro regolando il tiro ma ragazzi è snervante e soprattutto all'inizio ci dovete prendere la mano e prendere proprio la mano. Non è facile. Provateci e poi fatemi sapere nei commenti. Full of Spark invece è un giochino a tempo super figo. In questo caso controllate dei fuochi d'artificio che è detto così proprio bellissimo, però è a tema, visto che siamo verso fine anno, fine top giochi, eh, non sapete no. E avete come obiettivo in questo caso quello di spegnere il fuoco, cioè di non farlo esplodere. Infatti all'inizio c'è una piccola storia che parte che dice, eh, diciamo che questi fuochi d'artificio hanno scoperto che po possono esplodere quindi si vogliono spegnere buttandosi in acqua questa è una spiegazione molto diretta ma molto divertente perché perché avete o comunque dovete creare un percorso a tempo in realtà già è creato il percorso voi dovete diciamo gestire al meglio le tempistiche detto così forse non è super chiaro e mi scuso ma sicuramente dalle clip vi sarà tutto super diretto veramente ragazzi bello l'unico problema in questo caso è che per accedere ad altri diciamo Fughi d'Artificio, comunque altri personaggi giocabili, dovete o guardare una pubblicità per riceverne 3 uh, oppure nulla. Guardare una pubblicità per riceverne 10, scusatemi, no 3. Però, ci sta, secondo me ci potrebbe stare. Wild Bullet, invece è un giochino arcade che vi porta nei panni di uno sceriffo che deve riuscire a battere i quattro demoni maggiori assieme ai loro scagnozzi al fine di salvare l'umanità. Detto così sembra un'avventura pazzesca fuori dal mondo, ma in realtà è un gameplay abbastanza semplice e classico. Abbiamo tre tastini: uno per gestire un attimino ehm, destra, sinistra, quindi per gestire un attimino il personaggio, e l'altro per sparare e proseguire avanti, indietro, eccetera. Eccetera, molto divertente. Il gameplay è semplice ma efficace. Ve lo consiglio, molto molto bello. Trovate ovviamente come sempre il link in descrizione per effettuare il download. Mini Football, forse, invece, è uno dei pochi. Se non l'unico gioco di calcio che mi ha dato soddisfazioni e che mi ha divertito proprio nel giocarlo, non sono un amante di questa tipologia di giochi, ma devo dire che mi ha proprio divertito. Ovviamente non voglio neanche perdermi in troppe chiacchiere nello spiegarvi come effettivamente funziona, perché alla fine, ragazzi, parliamo di un gioco di calcio, dovete fare gol, dovete vincere le partite. Ma vi invito proprio a provarlo perché secondo me ne vale assolutamente la pena e sappiate che eh, è leggerissimo, quindi lo potete giocare veramente. Ovunque, provatelo, fidatevi di me. Per finire poi devo assolutamente consigliarvi, come ho messo, due titoli in più. E questi due titoli in più per me sono due titoli super, super importanti. Perché? Perché sono quelli che effettivamente ho giocato di più in assoluto quest'anno. E vi parlo di Pokémon Unite, super divertente da giocare con amici e non solo. Molto simile a LOL per quanto riguarda il gameplay, ma... Sicuramente molto più semplice e veloce, e eh, ragazzi, è proprio figo figo figo. E più va avanti, più vengono inseriti i Pokémon, e più diventa divertente scegliere, capire, eh, gestire un attimino le combo, eccetera, eccetera. Veramente bellissimo. E poi, ovviamente, tengo anche a consigliarvi My Hero Academia: The Strongest Hero, un gioco bellissimo lato grafico, forse eh, diciamo eh, un combat system bello, ma con delle animazioni non proprio bellissimo. Comunque chiare a volte. Perché tende un attimino a diventare una cozzaia sotto certi punti di vista, però in linea generale un gioco veramente veramente figo. Che poi ho confuso con Bassiste. Ma vabbè, ci siamo capiti. È figo, ragazzi. Fidatevi di me, è veramente uno dei miei giochi preferiti in assoluto del 2021. Arrivato a questo punto, però direi che per oggi è praticamente tutto. Mi raccomando, fatemi sapere qui sotto nei commenti voi cosa ne pensate, ci tengo veramente tanto. Ho modificato un po' la serie questo è l'andazzo che vorrei dare al 2022, quindi video molto più diretti, molto più semplici, ma sto preparando anche delle chicche. Quindi iscrivetevi al canale per attivare la campanellina. Cioè, e eh, attivate la campanellina, C'è un mi piace, commentate. Consigliate i miei giochi, fate tutto quello che dovete fare e nulla. Vi voglio bene. Un bacione, un abbraccio. Da giù è tutto. Ci vediamo il 20. Non lo so quando carico questo video. Nel caso. Ci vediamo il 25 uh -huh, per un unboxing di Natale. Spettacolare. Ciao e buona giornata. Bu buon fine settimana.